La nascita della Banca Popolare di Prato e la scommessa di un gruppo di imprenditori e professionisti. Ce ne parla Nadia Tarantino. Una banca nuova, tecnologica, moderna e soprattutto ad altezza d'uomo, anzi no, di correntista. È la scommessa di un gruppo di professionisti e imprenditori che, stanco di trovarsi la strada sbarrata dalla stretta creditizia delle banche, ha deciso di far nascere una banca nuova, la Banca Popolare di Prato. Stamani la presentazione al Cinema Terminale nel cuore del centro storico. Folto il pubblico, imprenditori e professionisti, politici e amministratori, rappresentanti delle associazioni di categoria, il presidente della provincia, l'assessore al bilancio del comune di Prato, i sindaci di Vaiano e di Montemurlo. Curiosità e interesse per un progetto che punta a lanciare la città nelle grandi sfide economiche, seppure in un momento di dura crisi. Il comitato promotore, composto da 7 tra imprenditori e professionisti, per la maggior parte commercialisti, si è costituito lo scorso 30 dicembre. Nei prossimi giorni sarà presentata richiesta alla Consob per raccolta di denaro. Ci vorrà un anno per esaurire l'iter e almeno un altro per rendere operativa la banca in tutto e per tutto. 6 milioni e mezzo di euro la base minima per partire, un solo sportello e un sistema che funzionerà online. Si rivolge alle famiglie, ai privati, alle forze economiche della città. Si rivolge anche per vedere di fare sviluppare progetti per quanto riguarda la fascia giovanile, che è forse sicuramente il futuro della nostra città, e tutto quello che riguarda le nuove tecnologie per andare a cambiare un tessuto economico, un tessuto produttivo anche della città stessa. Fino ad oggi incontri a porte chiuse con amministrazioni pubbliche e imprese private, da ora in avanti un progetto pubblico a cui tutti possono dare il loro contributo. Di una banca di Prato si è sempre parlato molto, soprattutto in provincia, con il presidente che ha sempre sostenuto l'idea. Ora il progetto prende forma, tra un paio d'anni i risultati.